campionato del mondo per gli italiani, Conti. Un bel gol, da fuori aria, un bel tiro. L'Italia in vantaggio con un gol di Conti. Rossi. Cross di Rossi, colpo di testa di Graziani, e gol! Graziani è scivolato in cono. Graziani porta in vantaggio gli azzurri. Bel colpo di testa di Graziani, 1-0 per gli azzurri al 16° minuto del secondo tempo. Centrocampo, ho visto Antonioni, ho fatto giusto, l'ho tirato. Sono sensazioni enormi che è difficile poter raccontare. L'arma più bella che sfruttavamo. Noi eravamo una squadra di una rapidità. Goff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani. Quel Brasile davvero era straordinario per Cabrini. Vai in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Leandro Cerezo. Rossi, Rossi. E ancora l'Italia in vantaggio. Errore di Junior, prontamente sfruttato da Rossi. Rossi era il giocatore. Paolo Rossi. Gol. C'è stata una deviazione di Rossi. Di Rossi sul calcio di punizione di Antonioni. Viene avanti Conti. Rossi. Cabrini contro Schumacher, 25° del primo tempo. Cabrini è fuori, fuori. Gol, ha segnato. Dentro l'area piccola del portiere, se c'era uno, se il pallone finiva dentro è perché era... Contrattacco di Scirea. Scirea. Due difensori che si scambiano il pallone nell'area avversaria, senza schemi e senza regole. Bergomi, Scirea. La lucida follia di Scirea e Bergomi, emozione nell'emozione. Infatti sono dovuto calciare in scivolata. La palla, Schumacher in uscita, aspettato che arrivasse aperta e sono tre, e sono tre, Altobelli. Non ci prendono più, non ci prendono più. Sandro Pertini alla faccia. Bergomi. Gentile, è finito. Campioni del mondo.
campioni del mondo, campioni del mondo. Ed ecco che Juan Carlos Retti Spagna consegna a Zoff, campione del mondo, la Coppa del Mondo. Lo sapete già tutti, la nostra nazionale di calcio ha conquistato il titolo mondiale. La penisola intera è già attraversata da cortei di persone che festeggiano in una serata inebriante questa vittoria.